Fidatevi, guido io. Ma lo giuro, questa è l'ultima volta. Oggi non ce n'è per nessuno. Vieni anche tu in palestra? Sì. Scommettiamo che arrivo prima io? Scusate, quando si ha il fisico... Dai, dai, cala le arie. Ehi, fammi passare, non vedi che ho fretta? La guida, come ogni altra azione quotidiana, è condizionata dallo stato emotivo e psicofisico. Ansia, stress, fretta e tensioni di qualsiasi tipo possono generare reazioni imprevedibili, in grado di far degenerare anche un comportamento abitualmente prudente e corretto. Succede così che il mezzo per circolare diventi un mezzo per scaricare tensioni inespresse e compresse dentro di noi. Non c'è bisogno di essere casi patologici per incorrere in questo tipo di comportamenti. Anzi, ma c'è un limite oltre il quale una reazione momentanea può superare la soglia di sicurezza. Uscire dalla strada della civiltà e del buonsenso è più facile di quanto si pensi, per tutti, e notevolmente più rischioso. Un bravo pilota deve saper controllare i propri stati d'animo, oltre che il mezzo, perché le trasgressioni sulla strada non si pagano solo con le multe, si pagano con la vita, anche degli altri. Se non ci fossi io... Figuriamoci se quelli ci aspettano. Almeno arrivasse. Ragazzi, al telefono ancora niente. Eccomi. Ma guardalo là, era ora. Dai ragazzi, muoviamoci. Ma non ce la faremo mai ad arrivare in tempo. Fidatevi, guido io. Andiamo, dai. Sì, dai, andiamo. In certi momenti tutti vorremmo dominare le situazioni. C'è chi vuole poi dominarle sempre, a tutti i costi. Questa tendenza si esprime attraverso vari comportamenti, che a volte mascherano un senso di inferiorità. L'uso della forza, per esempio, un desiderio di apparire potenti, uno spiccato egocentrismo, la sottovalutazione del tempo e dello spazio, come se fossero sottoposti alle proprie esigenze. Guarda questi, sono tutti fermi. Guarda dove vai! Tranquilli, è tutto sotto controllo. Faccio vedere io come si fa. Quando mi ci mettono mi ferma nessuno. Ecco allora che con le mani sul volante scatta qualcosa. Ma che cosa? Il senso di predominio sulla strada. La sfida alle regole. Ti scongiuro! Frena! Frena! Vuoi fare altro? Sei impazzito! La strada diventa una pista sulla quale sfidare se stessi ed esaltare la propria bravura. Gli ostacoli, non dei pericoli da evitare, ma dei limiti da superare. Fino a quando non ci si scontra con la realtà, un impatto assolutamente spiacevole, che può lasciare dei segni, non solo sull'asfalto. Le discussioni le lascio agli altri. Sì, io sono buona, ma quando è troppo è troppo. Meno male che oggi abbiamo finito prima. Ciao Mauro. No, c'è Franco alla guida. Ma se non ti va, perché ci vai lo stesso? E come faccio? Ormai gliel'avevo promesso. Ehi ragazzi, tenetevi forte, che adesso ci divertiamo. Lo spirito di gruppo è sacrosanto. L'importante è viverlo bene, come tensione confrontarsi con gli altri, senza mai dimenticare di essere se stessi. A volte però può essere vissuto in negativo, come paura di dire di no, inclinazione a seguire gli altri in tutto e per tutto. Atteggiamenti che nascono da un forte senso di insicurezza,
capace in certi momenti di isolare una persona e farla sentire non all'altezza di... Guarda come guida, speriamo che almeno lei gli dica qualcosa. Ecco, lo sapevo. Sono salita per Mauro e lui non fa niente per fermarlo. Il disagio che ne deriva è profondo e più cresce, più inibisce il comportamento e la capacità di reazione. Così, se nel gruppo qualcuno compie azioni di guida spericolate per sé e per gli altri, si tende a subirle invece di fermarlo. Secondo me lo fa apposta. Lo so che anche lei ha paura, ma cosa aspetta da... Non si ferma neanche. Ma lo giuro, questa è l'ultima volta. Bloccati da un eccesso di emozione e dalla paura di imporsi, si diventa vittime dell'incoscienza altrui. Ma soprattutto ci si espone a rischi concreti. Proprio quei rischi che un sano spirito di gruppo aiuterebbe ad evitare. Ad averne di tipi come me. A domani. Ok, a domani allora. Ciao. Vai, ce l'hai fatta, sei un mito. Perché? Dai, lasciatemi andare, ho un appuntamento. Sì, sì, li conosciamo i tuoi appuntamenti. Poi vi dico. Chi non ha mai provato a sentirsi superiore a tutto e a tutti, un successo personale, una gratificazione particolarmente desiderata, provocano un'espansione dell'autostima, una specie di ebbrezza interiore. Sembra sia arrivato il momento in cui nessuno ci può fermare, tantomeno le regole, che sembrano fatte solo per gli altri. Beh dai, lasciami passare. Esistiamo solo noi. E un mondo da conquistare. Oggi non ce n'è per nessuno. Toglietevi di mezzo, imbranati. La strada, chilometro dopo chilometro, viene divorata e incorporata, facendoci sentire più grandi, mentre gli altri, pedoni o mezzi, diventano piccoli piccoli, quasi invisibili. In queste condizioni i cartelli stradali possono simboleggiare dei limiti dai quali ci si vuole liberare. Perché osservarli, quindi? Via, liberi, finalmente soli e invincibili. Peccato che a fare le spese della nostra immaginata grandezza siano anche gli altri.